mi devo liberare dalla trappola di questo amore, perché non vivo più, perché mi manchi tu, e questo cielo blu non lo posso sopportare. Ti vedo come sei e come ti vorrei, non è lo stesso, sai, non ti posso perdonare mai. Questo da cambiare. E ora passo il tempo a chiedermi che fai senza me. Perché non vivo più, perché mi manchi tu, e questo cielo blu non lo posso sopportare. Ti vedo come sei e come ti vorrei, non è lo stesso, sai. Alex Baroni, fantastico, fantastico, Iannuzzo, fantastico. E che è successo, Iannuzzo? Io devo fare una correzione suggerita da un nostro ascoltatore. Facciamo sempre figuracce, Iannuzzo. Cioè, che hai fatto? Una figuraccia tremenda, una figuraccia, cioè, geografica. Ma già... Non si trova Giulia Nova. Cioè... Tu hai detto Marche. Giustamente mi fanno notare che è Abruzzo. Io non ho detto Marche, io ho detto tra Marche e Abruzzo. E io ho detto Marche. Io ho detto tra Marche e Abruzzo. Non sapevo Marche. Più preciso, però e io ho detto Marche. Marche. Sei tu. Sì, raga, però devo fare tutto io. Stamattina ho preso pure le misure. No, il problema è che lei si trova la notizia. Lei la legge e poi non sa dove si trova il paese. E lei la sbaglia. E lei la sbaglia. E quindi la colpa è la mia. Beh, faccio tutto io, vedi? Sì, sì, sì. Grazie, Luca! Oh, ma sta puntuale questo, Luca, quindi sta, non si sgarra. Aspetta il minimo sbaglio sempre che poi. Sì, perché da che... ieri sera, capito, sta, mi sì, sta, vabbè, ma quello vi fanno compagnia tra interista e juventino, vi fate compagnia, sta punzecchiando la Juve, capito? Sfotte. Mi vendicherò, Luca. Che ti vuoi vendicare? Che ti vuoi vendicare? Tu morirai vecchia, ma non la vedrai quella cosa. Già stamattina mi sono arrivati un sacco di messaggi di sfottò, ho detto buongiorno a tutti, a un amico mio gliel'ho detto, mi ha mandato un messaggio dove sfotteva ovviamente ampiamente noi juventini, alla fine gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto testuali parole, t'anna sparà ma non t'anna coglie, e a morì de paura. Per gli amici di Bolzano vuol dire ti devono sparare, non ti devono colpire. Non ti devono colpire, devi morire di paura. Che credo sia più importante come sofferenza. Hai sentito quella notizia
di questo toro che è scappato portandosi dietro una mandria, tutta una mandria di mucche a seguito, e nelle valli mucche lo correvano dietro, nelle valli bresciane aveva preso di mira una macchina di una signora rossa. La chiamata è arrivata intorno alle 9, ci sono volute forse più di un'oretta per cercare di far rientrare la situazione. È stato chiamato anche il proprietario, che dopo tanto tempo è riuscito a convincerlo con un panino, facendoci vedere con un panino in mano, e il toro ha desistito ed è rientrato. No, ma quello perché no, gli ha detto, ci hai messo le patatine? Hai messo l'insalata? Il ketchup? Maionese? E quindi lui si è... E lui praticamente non è la prima volta che fa queste scappatelle, questo toro, infatti... Però pure le altre che lo seguono, quindi... Ma infatti adesso il ma proprietario... volevano un posto più appartato, più... Erano tante mucche a nozze. Ma quello è un toro, E verrà appunto il proprietario sanzionato per malgoverno di animali, proprio perché è recidivo, cioè è successo tante tante volte. Annuzzo, va bene, siamo noi... io sono addirittura d'arrivo per oggi. Sì. Mi faccio la croce e ti lascio alla Beat Generation con... Sì, la prossima ora sarà dedicata alla seconda puntata. E potete seguirci anche in diretta Facebook, quindi... C'è anche la diretta. Potete vederla come si è vestita stamattina. Ci dobbiamo sistemare un attimino, Annuzzo. No, il problema non è tuo. Il mio problema non è mio, sono sempre perfetta, fantastica. No, non esageriamo. Appuntino, tutto fantastico. È venuto con la vestaglia. Il pigiama sopra la vestaglia, sempre. Che ci fa ascoltare, Annunzio? Rino Gaetano, con Mano a Mano. Che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo. Quando vivevo come in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore.
CRT, la web radio 2.0. Pubblicità. Le Guerriero. Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. FAM, olio extravergine di oliva. www.oliofam.it. A Mirabelle Clano, in via Roma, c'è la cartolibreria Biblò, nuova gestione di Tammaro Elisa, ove potrai trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Rilegature, copie a colori, edicola, ricariche telefoniche, pagamenti utenze precompilati, pagamenti bollo auto, Sisal, Super Enalotto, tutto per la scuola. Per saperne di più, chiama i numeri 0825 438301 oppure al 338 4304527. Seguici anche su Facebook. Cartolibreria Biblò, nuova gestione di Tamaro Elisa vi aspetta in via Roma Mirabelle Clano, Avellino. Una passione iniziata negli anni 50. Sabino Sport. Vendita, assistenza, ricambistica, quad, pit bike, scooter. E se ami correre e alzarti sui pedali, biciclette e bici elettriche, rivenditori Apollo Bike, accessori per moto, bici e attività sportive. E da Sabino Sport, in omaggio per tutta l'estate, sulla vendita di un quad 125 cm cubici New Scorpion, un casco. Sabino Sport di Colarusso Sabino è in via Luigi Cadorna 183 a Venticano, Avellino. Telefono 0825 97 65293, mobile 328 5344 272. Siamo anche in rete su Facebook, Twitter e Instagram. E allora che aspetti? Monta in sella. Al resto ci pensa Sabino Sport. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi Di Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio. È tutta un'altra musica. Stai ascoltando CRT. Il radiogiornale è offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it.
in primo piano con la crisi in Libia, almeno 4 morti a Tripoli raggiunta nella notte da una raffica di missili dopo l'offensiva lanciata dal generale Khalifa Haftar per prendersi la capitale. 7 forti esplosioni hanno scosso il centro della città nel distretto di Abu Slim. Spento il rogo che ha devastato Notre Dame a Parigi, è il momento della solidarietà ma anche delle polemiche sui soccorsi giunti in ritardo. Le donazioni ammontano al momento a 700 milioni di euro e oggi il Consiglio dei Ministri francese sarà interamente dedicato all'incendio, riferisce l'Eliseo. Si dimette la governatrice PD Umbra, Catiuscia Marini, indagata nell'inchiesta della Procura di Perugia su concorsi pilotati all'ospedale del capoluogo. Sono una persona per bene, afferma la Marini che attacca, lo faccio per me, non per il mio partito, malato di giustizialismo. E restiamo nella zona di Perugia con una notizia dell'ultima ora, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5.46. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra Montefalco e Bevagna. Non si segnalano danni a persone o cose. Adesso il calcio. Juve eliminata dalla Champions League dopo l'1-1 di Amsterdam a Torino, i bianconeri perdono 2-1 con l'Ajax. Resto alla Juve assicura intanto Massimiliano Allegri. In semifinale il Barcellona che batte 3-0 lo United. Stasera si prosegue con i quarti, Porto Liverpool e City Tottenham, le gare in programma. È tutto, a più tardi. Il radiogiornale è stato offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di radice. www.famevo.it. Bentornati, Radio CRT, seconda parte del Gatto e la Volpe. Abbiamo con noi la simia scrittrice e poetessa Francesca De Michele, che è tornata perché ovviamente, come disse lei, la Beat Generation non si può riassumere in un'ora, ce ne vorrebbero quante, Francesca? 40 anni. 40 anni di Beat. Allora, passeremo i prossimi 40 anni qui nella capsula di Radio CRT a parlare della Beat Generation. Ma che cazzo stai a dire? Ecco, questo. Buongiorno a tutti, ciao Francesca. Hola, hola. Grazie di essere venuta qui con me perché ti ci ho portato io. È vero, la mia sorellina. Ma Iannuzzo, alla regia. Ecco, Iannuzzo, un cenno di... No, nulla. Niente, non vuole proprio entrarci in questa storia della Beat Generation. No, no. Francesca, come mai sei ritornata? Cosa è mancato nella volta successiva? Cosa dovevi dire e non hai detto? Ma in realtà non ho detto quasi nulla nella prima puntata. Allora, fatela bastare questa oretta. Sì, ho cercato. Innanzitutto salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato l'altra volta. Ci sono state un sacco di visualizzazioni. Ah, sì? Sì, quindi grazie ragazzi. Replicate. Francesca, cosa ti ha portato? Io non lo so, sono confusa. Sono molto confusa. Ho bisogno almeno di un altro caffè. Torniamo seri, parliamo di Beat Generation, da dove abbiamo affrontato dei temi importanti l'altra volta con degli scrittori che erano i più importanti, i primi. Abbiamo ascoltato qualche brano. E oggi facciamo ci sarà un approccio un po' più spirituale, ci allontaniamo un po' dalle date. Sì, dalle definizioni. Facciamo un po' di meditazione orale oggi, un po' di meditazione orale. Francesca, allora, tu innanzitutto hai intitolato questa puntata con la poesia scende in strada. Esatto. Poesia come resistenza artistica, il valore della poesia popolare. Sì. Salutiamo Viviana Comanzo che dice ciao Eri e Francesca, ciao Vivi, ciao, baci Vivi. Ad Emma. Quando la poesia, Francesca, a un certo punto della sua esistenza sente proprio l'urgenza di scendere in strada? Allora, ci troviamo nel secondo dopoguerra, quindi la poesia americana scende finalmente in strada, diviene popolare, collettiva, metropolitana, e questo quando la coscienza del poeta diviene totalmente libera. Fino ad allora moltissimi poeti per certi versi hanno seguito un metodo razionale, logico, accademico, un metodo che il beat poeta invece inizia a rifiutare con naturalezza,
preferendo appunto il sentiero spirituale, quindi la ricerca di se stesso nel disordine dei sensi e in quel disordine ritrovare appunto una connessione con il puro ordine dell'esistenza. Quindi si crea una scappatoia con la poesia estrada, una scappatoia attraverso la beatitudine della non accettazione, quindi della distruzione umana, e quindi questa è la soluzione. Nascono quindi le prime nicchie di scrittori sperduti sulla strada del pensiero libero. Sempre i famosi illuminati fulminati. Sempre i famosi illuminati fulminati. Non solo nascono, ma col tempo crescono e tuttora continuano. Ecco perché la beat resiste al presente, perché ci sono ancora tante poesie del sogno umano da liberare, come dice il nostro amico Ferlinghetti. Ferlinghetti e i suoi calzini fluorescenti. Quanto siamo beat oggi? Oggi siamo poco. Siamo sempre beat. Noi ma siamo sempre beat. C'è sempre qualcuno nel gruppo che non è sempre troppo beat. Per esempio, Iannuzzo oggi non è proprio beat. Non è beat oggi. Sappiamo, Iannuzzo, ascoltiamo, lo annunciamo per bene, che l'altra volta abbiamo peccato per colpa della regia. Mio padre. Suo padre. Quindi sei Francesca Lila, sì. Cava, io sono Franale Zimmerman, ma stiamo scherzando. Ascoltiamolo, vuoi annunciare tu? No. No, cava, guarda, diglielo tu, mi sento pronta in questa ascoltiamo dichiarazione. Ascoltiamo I Want You di Bob Dylan. Yeah. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. So thank you.
amici, ecco. Bentornati. Francesca, bentornata. Io rido ancora perché mia sorella mia sorella chi è? Fuori onda mi ha criticato, mi ha detto no, ma noi non siamo mai fuori onda perché siamo sempre in diretta. Mi ha detto tu leggi troppo. In che senso, cava? Scusa, che quando parlo leggo, ma in realtà io mi sono appuntata molte cose sulla beat, tra l'altro cose scritte da me, visto che diciamolo, sto anche scrivendo un libro sulla Beat Generation, sì. E quindi quando ce lo farà leggere questo benedetto libro? Ma sempre libro? Fra 40 anni, secondo i miei tempi. Gli step di Francesca vanno di 40 anni in 40 anni, certo, vado piano. Francesca, tu ti senti libera poeticamente? Sì, poeticamente credo proprio di sì. Sì. Soltanto poeticamente. Che tipo di impedimenti e di restrizioni hai? Restrizioni dell'animo? Ma cava, non lo so, guarda, vive a sud e vive in una città così chiusa come, insomma. Allora, diciamolo che Francesca risiede a Benevento. Esatto. Nella nostra piccola realtà, Francesca, a parte gli scherzi, esistono dei posti in cui potersi liberare poeticamente è semplice e fattibile? Sì, allora da me, soprattutto a Benevento, dove attualmente vivo, ci sono posti come il Fotrix, Ecovineria Libreria Masone, che saluto. Ciao Alessio, ciao Nina. Proprio un bel contesto quello. Sì, sì, bene. Loro sono veramente i miei genitori adottivi, se posso dirla questa cosa, in cui si pratica la lettura come strumento di resistenza, quindi la consapevolezza del ritorno al rapporto con il pubblico e quindi alla spontaneità espressiva trasforma il lettore e il letterato in una comunità artistica, in una rivoluzione culturale indispensabile per un posto ancora del tutto poeticamente non esploso come Benevento. Quindi per me è fondamentale, è un rifugio, fondamentale, è un vero e proprio, esatto, rifugio. Francesca, tu scrivi da quando eri piccolina, dopo sì, il liceo, sì. Hai cominciato a scrivere anche prima. Ti sei fermata, poi hai ripreso, non ti sei fermata più però adesso è diventata molto gelosa di quello che scrive, tanto che non ci fa, sono poche le cose che ci fa leggere. Per te cos'è la poesia? Ma perché sto sempre pensando di scrivere quel famoso libro fa 40 anni lo pubblichi. Sì, in effetti sì, per me la scrittura veramente è una forma di intimità, quindi riesco ad esprimermi ben poco ed è anche una cosa brutta se ci pensi in un certo senso, perché in realtà molti poeti nascono proprio da questo, cioè dalla voglia di liberare la propria intimità, che a me non riesce facilmente. Sono timida. E sei tu il tuo, allora, il tuo ostacolo, sei tu. Ho una poesia timida dentro di me. Sei tu il tuo ostacolo. Sì, sono io il mio ostacolo, ma questo me lo dico. Bisogna abbatterti. Tra 40 anni la abbattiamo. Abbattetevi ora, per favore, voglio morire. Oggi ci hai mandato la locandina l'immagine di Ferlinghetti con il calzino psichedelico. Sì, vabbè. Che ha quanti anni? 102? 100, 100, non esageriamo. È un giovanotto, ha 100 anni. Quanto e vive a Los Angeles. A San Francisco, a San Francisco. Che cos'è per Ferlinghetti la poesia? Ma per Ferlinghetti la poesia è un istinto di resistenza dell'anima, che poi è la stessa cosa che ho scritto io qualche tempo fa quando mi hanno chiesto che cos'è la poesia. Infatti mi sono rifatta al pensiero di Ferlinghetti. Questo, la poesia è una liberazione, è una rivoluzione del pensiero, quindi è un silenzio che va rivoluzionato. È una rivoluzione del silenzio. Allora, vogliamo fare una piccola rivoluzione qua oggi leggendo una poesia? Leggiamo una poesia. Allora, ce la legge Davide? Allora, poesia e notizia della frontiera, della coscienza. Poesia è il grido che grideremmo al risveglio in una selva oscura, nel mezzo del cammino di nostra vita. Una poesia è uno specchio che percorre una via alta colma di delizie visive. Poesia è lamina luccicante dell'immaginazione, deve risplendere e quasi accecarti. Bene, era sempre il pensiero fulminato della poesia di Ferlinghetti. Ma non è attento. No, lui non è attento. Non lo contare adesso, in questa fase della puntata non lo devi contare. Cosa ci proponi, Francesca, nel panorama beat?
come pezzo, diciamo. Certo. Cavolo, facciamo i Jefferson Airplane. Eskimo Blue Day. Woodstock stamattina, yeah. Vero Francesca, ci porti a Woodstock stamattina? Sì, stamattina sì, assolutamente. Dopo sì. Che abbiamo ascoltato il pensiero di Ferlinghetti sulla poesia, se dovessi riassumere tu
in un pensiero, cosa è per te la poesia? Cosa diresti? Eccolo qua, cavolo, ma per niente impreparata. Allora, poesia è un istinto. Ma è sottofondo, cavolo, chissà se l'ha messo Davide. Non lo so, io ho fatto tanti pezzi sottofondi già, se quello niente. Poesia è un istinto di resistenza dell'anima, è l'arte di resistere. È dire, io resisto nella grande bocca del mondo e partecipo alla sua grandezza con tutto ciò che possiedo. Tanto per iniziare, ho un foglio e una penna. Poter dire con la poesia è prendere coscienza della vita in mezzo alla violenza del suo cambiamento, è avvertire l'urgenza di trasformare la fragilità nel suono di una parola. Costruire una poesia equivale a scrivere una rivoluzione. Francesca, il cambiamento è sempre violenza. Sì, senza ombra di dubbio. Perché? Non sei speranzosa in un cambiamento positivo? Francesca, volevo farti notare che siamo in radio, lo sballazzamento di fogli si sente. Senti, che cos'è? La vita è una lotta continua, quindi nella lotta si supera con violenza tutto. La violenza ci vuole. Ci vuole. Sì. Tornando... La violenza non in senso... Sì. Tornando alla beat, Francesca, poesia e prosa, come vengono strutturate? Allora, cava, siamo nel 1951, e Kerouac, questo fulminatissimo scrittore beat, scrive On the Road sulla base di una prosa spontanea, cioè su una conoscenza di se stesso e del suo dio esteriore, non interiore. Cioè un dio indisciplinato, folle, aperto... Fulminato anche lui? Sì, molto fulminato. Lui è il padre dei fulminati. Un dio indisciplinato, folle, aperto allo stupore sulle piccole cose e inascolto con la profondità della sua mente su strade sporche e su una realtà povera. Quindi ci troviamo di fronte a un metodo di scrittura unicamente inconscio, sensazionale. Kerouac scrive: la vita non è abbastanza, anche se la scrittura è da lì che nasce. Cioè la scrittura, secondo Kerouac, nasce dall'istinto, nell'istinto. Quindi non si cerca ma si trova. L'istante che è inaspettato, pericoloso, e quindi può rivelarsi come una verità pericolosa, come una verità spaventosa o un pensiero doloroso, ma anche come una gioia improvvisa. In ogni caso, in entrambi i casi va visualizzato violentemente e poi velocemente detto, scritto, quindi non va interrotto, non va cancellato, va confessato. Quando hai capito che la beat era la tua strada? Ma in realtà, cavolo, ancora non l'ho capito. Non lo so, l'ho capito. Quindi stai sperimentando? Sì, io. E come ti trovi nel mondo beat? Per ora bene, dal 2013, perché in realtà ora che ci penso, prima del 2013 avevo un altro tipo di scrittura o comunque un'altra forma di pensiero. Poi mi sono innamorata di Allen Ginsberg e da lì poi è scoppiato tutto. Ovviamente stai leggendo, stai anche scoprendo, la scoperta è piacevole, la scoperta ti porta sempre sulla stessa strada. Diciamo che tu stai scrivendo un libro sulla Beat Generation. Sì. Su come la Beat Generation è presente anche nella tua vita, giusto? Sì. Quindi per farlo vuol dire che ti sei fermata. Cavolo, non lo so, in effetti se sono ferma oppure sono sempre in movimento, è che sono confusa e sono tanta confusa. Perché? Non è vero, sembri così decisa, cioè non sembri, cioè non trapela nessuno spirito di confusione, assolutamente. Adesso andiamo su un gruppo che io ho ascoltato per anni, da quando avevo 14 anni. Ah, pensavo da quando avevo 4 anni. No, da quando avevo 13-14 anni ho scoperto questa band, proprio con questo primo brano. Sto parlando di My Generation con The Boo. Don't try to dig what we all see.
wash it off. Fade away. Don't try to dig while we all sing. Cause we get around. Things ain't too awful. Talking about my generation. Hope I die before it get old. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. Eccoci di nuovo qui, Beat Generation, Francesca Di Michele. Facciamo un passo indietro e torniamo alla prosa. Sì, allora stavamo dicendo di Kerouac, che ha seguito la strada della prosa spontanea, e ci sono alcuni libri, anzi molti libri scritti da Kerouac, oltre che sulla strada anche Dr. Sacks, Magic Cassidy, di Angeli della Desolazione, Vagabondi del Dharma, che sono tutti diciamo capolavori elaborati come se fossero capitoli di uno stesso romanzo, quindi un diario lungo una vita dove il viaggio interiore e quello esteriore si incontrano in un unico altrove, che è quello che poi cerchiamo anche noi quotidianamente, il nostro altrove. Kerouac individua nella struttura jazzistica l'impostazione generale della sua prosa spontanea e Ginsberg se ne innamora e quindi segue il suo metodo. Mm-hmm. L'urlo infatti di Ginsberg è uno sguardo sulla pazzia provocata dalla frattura della libertà individuale. Lo stesso urlo che poi è esploso anche in Gregory Corso con La Bomba nel 58, che è un poema di una comicità esterica, cioè una risata esterica su un mondo frantumato dall'odio e dalla violenza. Quindi più ci si addentra nelle parole e più si sente il peso di quelle parole, la mostruosità della vita. Quindi è un poema che cammina sul filo dei sogni ed è un linguaggio di uno stato di crisi bandito dalla percezione. Gregory Corso dice: si deve accettare tutto, non si può odiare qualcosa che esiste, perché l'unico vero nemico dell'uomo è l'odio. La pietà si appoggia al suo bombardamento preferito e perdona la bomba. Questo è Gregory Corso. Eppure non basta dire che una bomba cadrà, sia pure sostenere che il fuoco celeste uscirà. Sappiate che la terra madonnerà in grembo la bomba, che nel cuore degli uomini a venire altre bombe nasceranno, bombe da magistratura avvolte nel mellino, tutto bello, e si pianteranno sedute su ringhiosi imperi della terra, feroci con baffi d'oro. Bomba. E poi ancora Gregory: a volte anche l'inferno è un buon posto per dimostrare con la sua esistenza che deve esserci anche il suo contrario, cioè il paradiso. E cos'è questo paradiso? Cos'è il paradiso? La poesia. Beh, no, ma questi poeti come sono... Come sono poetici. Come sono poetici.
Una vera e propria dichiarazione poetica. E dopo questa dichiarazione di guerra popolare poetica, la musica Francesca Chiarma possiede per difendersi sulla violenza del cambiamento. E chi sono stati gli eroi ribelli e maledetti del popolo che ci hanno provato? Ma io credo che Woody Guthrie sicuramente è stato il papà, diciamo, della canzone popolare. Infatti questo ragazzino di 20 anni vagabondava sulle strade della depressione americana con un'unica arma, che è un'arma pacifica, un'arma pacifista, che è la chitarra. Sì. Questa macchina ammazza i fascisti, è la frase che Woody incide sulla sua chitarra. Wow. Rendendola immortale. Infatti è una scritta che rimarrà impressa in tutta la storia della musica. E This Land is Your Land, che è un pezzo di Woody, accompagnerà la prima generazione on the road. Bello. Poi siamo nel 55 ed è la volta di Bill Haley. Ne parliamo fra un po'. Uno sacchetto musicale. Hai scelto Freedom di Richie Evans. Sì. I got a telephone in my pajamas,
and I can call him up from my heart when I need my brother. Eccoci, Francesca, eravamo rimasti al 1955. Cosa non, succede nel 1955? Non me lo ricordo, non mi ricordo più niente. Ma meno male che ho gli appunti qui. Allora, siamo nel 55. Bill Haley con i suoi Comets contaminano per la prima volta la musica nera con il rock and roll. Quindi Rock Around the Clock spacca di brutto e sconvolge tutti. Yeah. Viene inclusa nella colonna sonora del film diretto da Richard Brooks, interpretato da Glenn Ford, che è il seme della violenza. Mm-hmm. Scena epica, perché l'attenzione degli spettatori nelle sale a un certo punto va direttamente sul pezzo di Bill nei titoli di testa, e lì poi tutti impazziscono per il rock and roll. L'origine del termine risale al 47, quando Roy Brown usò in una sua canzone la parola rocking in Good Rocking Tonight. Poi nel 55 Elvis pubblicò That's Alright Mama e nasce il rockabilly. E poi succede, insomma, che succede una strage, perché poi Elvis si arruola nell'esercito, fuori urla, l'abbiamo perso. Chuck Berry viene arrestato e quindi lunga vita al rock and roll. E chi lo porta avanti poi? Vediamo un po' chi lo porta avanti, Francesca. Quindi siamo arrivati a un punto che il rock c'è voglia di portarlo avanti. La poesia era già presente in un modo così rivoluzionario, quindi abbiamo poesia e rock. Ha funzionato? Può funzionare? Sì, come non può funzionare? Funziona proprio verso la fine degli anni 60, scusami, e quindi il rock diviene un punto di riferimento nella contestazione giovanile, quindi i testi diventano più impegnati, la varietà degli strumenti si ingrandisce, elettronica a go-go, scenografia dei gruppi ancora più accurata. Uh-huh. Quindi sono gli anni dei raduni pacifici. Parlavamo di Woodstock, appunto. Esatto, quindi il Vietnam continua a insanguinare. Il presidente Nixon obbliga i ragazzini all'esercizio militare, Apollo 9 nel frattempo fa la missione di volo sullo spazio, missione compiuta. Quindi è un periodo storico molto, esatto, molto... Yoko Ono e John Lennon decidono di accoppiarsi, di sposarsi. Cioè, l'hai messo nello stesso contesto, Yoko Ono, John Lennon come coppia, parlando di Vietnam. E Freedom, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, dichiara apertamente pace al mondo e l'inizio del movimento 68, quindi stiamo proprio in piena contestazione, in pieno 68. Questi sono gli Stati Uniti. Sì. Vabbè, abbiamo parlato anche di Yoko Ono e di John Lennon. Intanto in Italia cosa succede? Ma niente, cavolo, in Italia dormiva, nel frattempo tutto succedeva, tutto questo casino. In Italia musica e poesia. C'era Woodstock nel 69, in Europa l'isola di White nel 70, ma invece in Italia si dorme. No, in Italia succede qualcosa di magico con la poesia nel 79 a Castelporziano. Infatti si svolge il primo festival italiano. Uh-huh. E in quegli anni, in mezzo alle prime contestazioni studentesche, c'è aria di situazioni sociali alternative, quindi sì, nascono i primi centri sociali, movimenti culturali ed etici. A Roma è in corso l'attività del Beat 72. Insomma, in quegli anni viene pubblicata un'antologia di nuovi poeti nati appunto dopo la generazione del 63, curata da Franco Cordelli e Alfonso Berardinelli. Ci sono i poeti emergenti di quegli anni, quindi parliamo del 75, come Dario Bellezza, Cesare Viviani, Maurizio Cucchi, Valentino Zecchen, Maria Luisa Spaziani, Dacia una Maraini, forte rappresentanza. Poi c'è Barrocks, Diane da Prim, Annie Waldman, Ginsberg, Orlowski, Amiri Baraka, insomma. Cioè, quindi non è che si dormisse poi tanto, dai, No, però è stato, diciamo, l'unico evento d'impatto. Sì, l'unica dichiarazione di guerra poetica.
tornando un po' alla musica, tu hai scelto una donna con la D maiuscola. Sì. E quindi facciamo ascoltare ai nostri amici Work Me Lord di Janis Joplin. All about me. So useless down here with no one to love. Though I've looked everywhere and I can't find me anybody to love to feel my castle. Oh, oh, work me love. Why? Don't you know how hard it is trying to live on alone? Every day I keep trying to move forward, but something is driving me away. Honey, something's trying to hold on to me. You forget me now. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better, but I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who could say that they tried like I tried. The worst you can say all about me is that I've never satisfied. Eccoci!
Eccoci in compagnia di... Sì, serio, Francesca. Scusa, io ho immerso in compagnia di Janis Joplin. Sì, la nostra gente. Ciao Francesco, salutiamo Francesco Moschella che ci saluta. Lui è mio fratello, lui è il mio fratello di vita, sai. Ci sono quelli che ti capitano e te li devi tenere e quelli che ti scegli. E c'è Francesco. Francesca, torniamo a noi. Sì. Torniamo a noi. Eravamo rimaste al, sì, al festival. All'inizio festival del 1965, delle... quello che succede in Italia. Come risponde? Abbiamo parlato di poesia e quindi come risponde invece l'editoria italiana sulla beat? Allora, innanzitutto salutiamo Fernanda Pivano che sicuramente ci sta ascoltando. Che l'altra volta, sicuro, insomma, negli imperi, che l'altra volta non sono riuscita a fare un pensiero. L'hai fatto, hai raccontato di... Finito? No, finito no, finito, abbiamo no, raccontato di lei con Hemingway. Allora, la Pivano è stata la prima a promuovere la nuova cultura d'oltreoceano, ma l'editoria italiana non è ancora pronta per promuovere oppure diffondere libri come L'urlo di Ginsberg o come I sotterranei di Kerouac, accusati in terra americana di oscenità. Ma bisogna dire che c'è traccia di italianità a San Francisco. Pensate, Ferlinghetti, sì, Ferlinghetti traduce e inserisce nella sua City Lights Book, quindi nella sua libreria, il libro di poesie di Pasolini nel 1956. La City nasce anche a Firenze, gestita da Antonio Bertoli, come pure una casa editrice, la City Lights Italia, ma poi la cosa non è andata avanti e nel 98 Bertoli cerca di organizzare, ci riesce anche benissimo, un tour di poeti americani in 7-8 città italiane, che appunto ha avuto un grandissimo successo. Potremmo ricordare le poesie di Poppi Ranchetti, che è il curatore del periodico I lunghi piedi dell'uomo, oppure il romanzo di Silla Ferradini, I fiori chiari, che racconta appunto la Milano Beat, nonché la figura controversa di Aldo Piromalli, che poi migra verso la scena alternativa di Amsterdam. Insomma, gli ultimi anni del decennio vedono la fioritura di numerose pubblicazioni periodiche, tra cui la più nota è Mondo Beat, pubblicata tra il 66 e il 67, direttamente ispirata alla beat. Quindi Francesca, chi si stava affacciando al panorama beat resta legato alla nostra Italia o ha il desiderio di andare oltreoceano? No, si va sempre oltreoceano quando si parla della beat. Lì, e loro lì è un'esperienza che hanno fatto? Sì, sì. Pasolini ha preso molto da Ginsberg. Pensate, le ceneri di Gramsci sono state considerate profondamente affini a quelle espresse da Ginsberg in Urlo, perché comunque entrambi sono attratti e coinvolti nella cultura sciamanica, ad esempio Pasolini di Andrea Zanzotto e invece Ginsberg di Murtuza, e quindi sono coinvolti appunto dal desiderio di unire la civiltà occidentale con quella indigena. Sì. Però bisogna dire che l'Italia è ancora molto culturalmente moralista e quindi prende anche poco sul serio i cortei dei capelloni che all'epoca si univano per avere il diritto sul divorzio, sull'aborto, la pace nel Vietnam, per il diritto addirittura anche all'obiezione di coscienza, e quindi qui la resistenza poetica continua nel settore editoriale. C'è Pianeta Fresco, che è il periodo in cui la Nanda collabora con Ginsberg e segna appunto l'inizio importante delle attività di stampa alternativa in Italia, questo è fondamentale. E che sono direttamente collegati alla beat. Poi c'è anche Quasimodo e Amelia Rosselli che contribuiscono a diffondere il messaggio beat. Una cosa importante, e questa me la sono segnata perché è veramente sporca ma divertente, Ungaretti incontra Ginsberg nel 65 a New York in occasione di una vendita di beneficenza. Non avendo nulla, il caro Giuseppe, non avendo nulla da donare, si strappa un pelo pubico dalle mutande e lo dà a Ginsberg. E quindi da lì è subito amore, scambio di poesie. Insomma, Ginsberg era omosessuale, quindi Ungaretti era un bel omaccione, e nasce amore.
fantasmi. Poi c'è Pasolini che nel 66, come la Fernando, ha avuto lo stesso input, ha avuto la stessa illuminazione. Va a New York, si innamora della letteratura di della Beat Generation e lì resta, cioè nel senso resta catturato, e lo vediamo anche poi successivamente in altre puntate lo vedremo in altri vesti, insomma approfondiremo la lettura di Pierpaolo Pasolini. Tu qui hai segnalato un brano, una poesia. Sì, di chi? Quando sono assente mi manco. Ah sì, ma questo è di Gianni Milano però, che infatti è un torinese scrittore, poeta anarchico, uno delle voci più significative del movimento beat. Vogliamo leggerne un breve passo? No, non sono preparata. No, dai. Ma lo possiamo leggere tranquillamente. Ti va di leggerlo? Ti va di leggerlo? Leggiamolo un pochino, perché allora, è tantissimo, e poi lanciamo la musica che siamo in chiusura. Va bene, aspetta, una cosa importante di Gianni Milano. Che cos'è per te essere poeta? Essere poeta oggi significa... della serie, aspetta, ti sei fatta la domanda da sola. È importante, cava, perché questo è un passaggio importante di Gianni Milano, è un messaggio che poi tra l'altro, diciamola tutta, ma Gianni Milano è l'unico beat ancora in vita, oltre che Ferlinghetti, voglio dire, non eliminiamo Ferlinghetti no, Hirschman, no. Che poi insomma avremo modo di parlare anche di lui, lo vedi, cioè, più andiamo avanti più escono personaggi, perciò sono confusa. Va bene, torniamo su Gianni Milano. Sì, essere poeta significa possedere una cifra di lettura del mondo non frantumata, non dissociata, anche se agli occhi di molti poeta è lui stesso dissociato, ai margini della comprensione comune. Perché scrivi? In realtà ho provato nella mia vita a classificare la poesia senza mai riuscirci. So che essa è me, naturalmente. So che essa rifugge da scuole, da classificazioni, anarchica e ribelle. Si muove col ritmo delle emozioni. Okay. Vuoi passare? Devo leggere. No, come vuoi tu, capati. Quando sono assente mi manco. Nell'attimo che pare un cardellino in volo, tentai di cancellare l'immagine scaduta di me seduto stanco e bianco e colmo d'ansie per il mondo in dolore e per il vacuo stare. Ascoltiamo Jimi Hendrix con Here My Train Is Coming. Yeah, yeah. Well, I hear my train a coming. Hear my train a coming. Yeah.
fantastico, che pezzaccio, sì, Francesca, è un pezzaccio. Ma ce ne sono altre, ma ci vuole un'altra ora. Non abbiamo tempo, assolutamente. Mannante. Allora, abbiamo chi detto è? Che ovviamente scrivi, fra 40 anni uscirà il tuo libro. Sì, fra 40 anni ragazzi tutti in fila davanti alla libreria, alla City Lights Book di Ferlinghetti, che sarà già morto. Già. Oddio, non è detto, non è detto, perché secondo me è mortale. Ultimi minuti, ci leggi un tuo pezzo che racchiude un po' il tuo mondo beat? Ah già, è vero, cavolo, scusami, non ero preparata. Ho visto la febbre sbarcare sul pianeta Zimmerman, 4 giorni sudati e imbambolati a chiedermi se il chilometro, il semaforo, il crepuscolo, il sassofono, il grafologo, la metropoli, il termometro cazzo, si chiama termometro, il termometro fosse sul comodino o in una statua all'angolo delle mie illusioni. Ho sognato quasi sempre il mio viso vicino a quello di mia madre. La sua mammità agitante ha aperto la finestra sul giardino e ce ne siamo andate nel pianeta degli alberi a dondolo a passeggiare con tutti gli unicorni del mondo. Ho abbracciato qualche re del jazz, ma anche un orso di miele, credendo fosse una gigantesca botte di acqua, e sono finita nella tela delle filastrocche. Ho sognato l'assurdità. Non ho sognato il whisky, l'unico risveglio che sa arrampicarsi sulla vuotaggine dell'esistenza. Intanto fuori il vecchio anno ha mangiato il peggio che abbia potuto tollerare. La sua bava aggrappata al tetto dell'Italia di colpo esplosa, e del capitalismo e della mezzanotte nessuna traccia. Dormo e sogno in un nuovo anno, senza merda nei corridoi della vita e con uno spirito di fratellanza. Al mio risveglio non voglio solo una mano, ma anche un cuore, una ricostruzione interiore di noi tutti per abbattere il sistema, tutto. Per abbattere il sistema, tutto. Bello, Francesca. Cioè, di solito sei molto più rabbiosa nei tuoi racconti. Ma cavolo, tenevo la febbre a 40 quando ho scritto questo pezzo. Non ce la facevo nemmeno a pensare. Però, bello, c'ha un finale, un risveglio più... Sì. Sì, è più di cuore, è più umano, dai. Sì, forse sì, è stata la febbre, sono convinta. È stata la febbre. Francesca, noi ti dobbiamo salutare. Ok. Ci rivediamo fra 40 anni, quando avrai scritto il tuo libro. Attendiamo sempre la tua dichiarazione di volontà nel venire a occuparti di Beat Generation qui a Radio CRT. No, ma abbiamo detto, allora gli accordi sono questi. Ogni mercoledì. No, non c'è questo accordo. La radio è mia. È mia. È mia testa. Non erano questi gli accordi. Non vi spaventate, non succederà questo. Non vi preoccupate. Ogni incontro con la Beat sarà ampiamente programmato. Adesso vi dobbiamo lasciare e purtroppo. Purtroppo vi ricordiamo che usciamo un attimino dal mondo beat, vi ricordiamo che per chi volesse partecipare alla raccolta alimentare che stiamo facendo per le famiglie più disagiate ci può contattare entro il 19 aprile, quindi entro venerdì, e così che possiate darci una mano per aiutare. Ringraziamo ancora una volta gli amici che hanno sostenuto anche la campagna UNICEF per le orchidee, a concorso sempre per la lotta alla malnutrizione. Quindi un ringraziamento da parte di UNICEF, Comitato Provinciale di Avellino, e da parte di Radio CRT. Così vi salutiamo e vi diamo appuntamento a stasera con la normale programmazione di Radio CRT. C'è Davide Iannuzzo e Marciano Santosuosso con Ci avete rotto il calcio. Stasera c'è l'Azzurra Calcio, una scuola calcio di Grotta Minarda. Poi c'è appuntamento con Cosimo Pucillo, Fatti e Facezie. E c'è appuntamento con Angelita Ciccone e Francesco Ricca. Come ci vediamo venerdì, 4 chiacchiere con, parleremo di malattie rare con Teleton e il sorriso di Daniel. Che sia una giornata beat per tutti. Ciao. Ciao Francesca. Il pezzo. Thank you.
on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone.